Fritz Armann, il lupo mannaro di Hannover. Non è colpa mia, lo giuro. Io ho questa maledizione in me, questo fuoco, questa voce, questa pena. Non voglio, devo. Sento urlare una voce e io non la posso sentire. Non posso. Devo uccidere. Fritz Lang, M, il mostro di Düsseldorf. Hannover, 16 ottobre 1924. È una giornata apparentemente serena. Un gruppo di bambini fa il girotondo sulle rive del fiume Leine, vicino al castello di Herrenhausen. Scappa, scappa, monellaccio, se non viene l'uomo nero, col suo lungo coltellaccio. Una mamma, dalla finestra, lo ammonisce. Ti ho detto di smetterla con questa sciocca cantilena! È preoccupata. Da qualche tempo in città qualcuno fa sparire bambini e ragazzetti. Tutti lo chiamano Lupo Mannaro, ma riguardo la sua vera identità, la polizia ancora brancola nel buio. I bambini, intanto, si sono messi a giocare con una palla colorata. Un lancio troppo lungo la fa cadere nella Leine. Vado io, vado io. La madre, che non lo perde mai d'occhio, gli grida. Non ti devi allontanare! Ma il bimbo è già corso verso il fiume e si sta sporgendo sul masso dove si è incastrata la palla, quando qualcosa distoglie la sua attenzione. Incuneata fra le rocce c'è un'altra sfera, biancastra e liscia. Si avvicina e la prende con curiosità fra le mani. Due buchi neri e un sorriso immobile lo fissano. Non è una palla, è un teschio. Dopo il ritrovamento, su ogni muro di Hannover vengono affissi manifesti con la taglia sul lupo mannaro. Tutti ormai sospettano di tutti. Qualsiasi uomo che si avvicini a un ragazzo è il potenziale assassino. Il capo della polizia, non vedendo via d'uscita nella ricerca del mostro, decide di assoldare uomini di sostegno agli agenti, per lo più piccoli malviventi o truffatori che conoscono il giro e sanno come muoversi. Una sera, un poliziotto ne arruola uno alla stazione. Ehi, signore, lei è quello dei vestiti? Perché? Qualcosa non va? Me lo chiede. Le sembra legale vendere la borsa nera? Beh, veramente... Posso chiudere un occhio se accetta una proposta. Che cosa devo fare? L'informatore. Si chiama Fritz Armann. Ha una faccia a luna piena dal colorito fresco. Occhi piccoli e curiosi, baffetti castano chiaro. Commercia illegalmente vestiti e alcuni li regala ai barboni della stazione ferroviaria. Da quel momento tutti lo conosceranno come il detective Armann. Fritz Armann era nato il 25 ottobre del 1879. All'epoca sua madre Johanna aveva 41 anni. Sdraiata su un grande letto in ferro battuto, quel giorno ascoltava commossa il primo strillo del suo sesto figlio. Signora, è un maschio ed è sano. Vedrà, sarà un buon lavoratore. Sia benedetto dal cielo. Sì, quella creatura era proprio un angelo, pensava Johanna, e dentro se stessa giurò che l'avrebbe protetto dal mondo. Piccolo mio, staremo sempre insieme, io e te. Ha già pensato al nome, signora? Lo chiamerò Friedrich, come il nonno. Johanna era ricca, ma non particolarmente intelligente, né bella. Aveva sposato un uomo più giovane di lei, un macchinista delle ferrovie che tutti conoscevano come Olle, l'imbronciato, per il suo carattere scontroso. Man mano che cresceva, Friedrich maturava astio sempre maggiore nei confronti di quel padre, che non giocava mai con lui e che spesso nemmeno rincasava per cena. Finì per attaccarsi morbosamente alla madre e lei non desiderava altro. Tesoro, di grazia a tua sorella. Guarda che bella bambola ti ha portato. Vieni qui che ci giochiamo insieme. Friedrich, che tutti chiamavano Fritz, era un bambino diverso dai suoi compagni di scuola. Portava camicie bianche con sbuffi e ricami. Le sue movenze erano delicate e parlava con tono di voce sottile, come una femminuccia. A volte, però, gli capitava di trasformarsi all'improvviso. Mi trovo davanti alla scuola avvolta nel buio, è mezzanotte. Gli alberi sono neri e sembrano scheletri orrendi. La luce fioca della luna illumina il cancello semiaperto. Entro nella nostra classe e vi vedo nei banchi, ma siete tutti morti. E io sono uno zombie affamato. Vedere gli sguardi terrorizzati dei suoi amici gli faceva provare un brivido immenso di piacere. Come studente, Fritz era sempre al di sotto della media, tant'è che finì per abbandonare presto la scuola. Forse anche per ripicca quel padre che tanto disprezzava. Ho deciso di iscrivermi all'Accademia Militare, così finalmente sarò lontano da voi. Uno che gioca con le bambole non resiste due giorni in caserma. Fritz in realtà non giocava più con le bambole, anche se una ancora la possedeva. La teneva sul comodino accanto al letto, col vestitino sempre in ordine. Alla caserma di Brisgovia, Fritz vi giunse ben deciso ad apprendere tutto ciò che si poteva sulle armi e sulla guerra. Lì si esercitava e studiava con impegno.
Finché un giorno, durante un percorso ad ostacoli, cadde sul prato. Il suo volto era cianotico e il suo corpo rigido. Si contorceva mentre la schiena a scatti si inarcava esageratamente. Serve il dottore, presto! Ma che cos'ha? Guardate, non sembra umano. Si muove come un verme. Il referto del medico militare fu inequivocabile. Lei è epilettico, signor Harman. Che cosa vuol dire, dottore? Che lei non può rimanere più qui. È congedato. Costretto a tornare a casa, Fritz passava le giornate chiuso in camera, a letto. Sua madre spesso stava lì, accanto a lui, a tenergli compagnia. Un giorno, finalmente, si sentì riemergere da quel torpore e decise di uscire. Capitò di fronte alla vecchia scuola, dove aveva tentato di diplomarsi. Proprio in quel momento squillò la campanella e una folla vociante di ragazzi si riversò fuori dal portone. Harman notò un bambinetto che faceva una gran fatica a portare la sua pesante cartella di pelle marrone. Ciao. Sai, anch'io venivo a scuola qui. Io non la conosco, signore. C'è ancora la professoressa Beggar? No, è già andata in pensione. Ehi, vuoi che ti aiuti a portare la cartella? No, grazie, sta arrivando mio fratello. Un fremito sconosciuto e irrefrenabile scosse l'uomo dalla testa ai piedi. Buongiorno, signora. Abita qui Fritz Harman? Certo, è mio figlio. È successo qualcosa? È in arresto. Abuso di minore. La donna restò paralizzata, incapace di pronunciare anche una sola parola. Era ancora lì, annichilita, sulla porta di casa, quando vide uscire il suo adorato Fritz, scortato e in manette. Al processo gli venne riconosciuta una forma di demenza congenita e fu condannato al ricovero nel manicomio di Hildesheim. L'esperienza lo sconvolse a tal punto che un anno dopo, al momento di uscire, gridò: «Decapitatemi! Ma non riportatemi mai più qui dentro!» L'odio che già provava verso il padre si estese anche alla madre che, secondo lui, aveva permesso quella tortura. Senza più far ritorno a casa, prese a vagare per Hannover. I pochi soldi della pensione militare d'invalidità non gli erano sufficienti per vivere e, non avendo un lavoro, iniziò a compiere piccoli furti. Spesso gli capitava di essere arrestato e a volte sembrava addirittura cercarselo. Inviava, infatti, lettere ai giornali con indicazioni che riconducevano proprio a lui. L'idea che tutti sapessero chi fosse valeva bene qualche settimana in galera. Per molto tempo entrò e uscì di prigione, finché un giorno si beccò una condanna a 5 anni, che però lo salvò dalla chiamata alle armi. Era l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Quando uscì, il conflitto era ormai spento e si trovò di nuovo libero per le strade di Hannover. Nei pressi della stazione venne avvicinato da un bel ragazzo. Era biondo, esile e parlava quasi sottovoce. Forse lei cerca compagnia? Si chiamava Hans Grams, aveva 17 anni e viveva rubacchiando qua e là. Di tanto in tanto, se le cose non andavano bene, si prostituiva. Aspetti, noi ci siamo già conosciuti. No, non credo che lo avrei dimenticato. Fritz e Hans strinsero in fretta la loro amicizia e andarono a vivere insieme in un piccolo appartamento al numero 8 della Neuestrasse. Quella zona era chiamata l'isola perché circondata dalle acque del fiume Leine. Era un intrico di vicoli e locali malfamati, situato al centro della vecchia città, tra il castello e la sinagoga. Davvero, Fritz, io e te non ci siamo mai visti prima. Sai, il tuo viso, il tuo nome... No, come te lo devo dire? Non ci far caso. Avrò avuto un cliente che ti somigliava, e magari col tuo stesso cognome. Allora falla finita con questa storia. Hans decise di non pensarci più. Dopotutto, insieme, avevano messo su una florida attività, illegale naturalmente. Ma le cose andavano davvero bene. Ogni mattina uscivano di casa, ben vestiti, con 2 valigie piene di abiti e si dirigevano alla stazione. Fritz, non ti ho mai domandato dove trovi tutti questi vestiti. Sono quasi tutte donazioni. E perché la gente ti regala la sua roba se poi sa che la rivendi? Non fare l'ingenuo. Diciamo che sono convinti di aiutare i profughi dell'Alta Slesia. Sai, appena pronuncio la parola associazione, mi riempiono di abiti usati. Come ogni giorno, Fritz e Hans si divisero la zona ed iniziarono ad avvicinare i potenziali clienti. Ragazzi, dico a voi! Harman aveva notato 2 studenti che scendevano dal treno e non se li era lasciati sfuggire. Posso aiutarvi? Vi servono vestiti, un lavoro, una camera per dormire? Sì, siamo appena arrivati e avremmo bisogno di una camera per un paio di notti. Venite con me, ci penso io. Lo seguirono fino a casa. Era già notte inoltrata, quando il rumore delle chiavi che giravano nella toppa fece svegliare Harman, che dormiva sul divano. Sei tu, Hans? L'amico non ebbe il tempo di rispondere, perché uno spettacolo raccapricciante gli mozzò il fiato in gola. 2 corpi straziati giacevano nudi sul tappeto. Più in là,
I loro vestiti erano diligentemente piegati su una sedia. Fu in quel momento che ad Hans balenò qualcosa nella memoria. Fritz Armann ora ricordava. Edizione straordinaria! Ragazzo scompare nel nulla! Fuga o rapimento? Gli inquirenti ipotizzano l'opera di un maniaco! Edizione straordinaria! Il giovane di cui parlava il giornale, Friedel Roth, se n'era andato di casa dopo un litigio con la madre. Quando Fritz lo aveva avvicinato, si trovava seduto ad un tavolo del caffè Kropke, in una delle zone più malfamate della città. Sei solo? Beh, che c'è, proibito? Ma Fritz, con i suoi baffetti ben curati e l'aria della persona per bene, era riuscito ad infrangere la ritrosia del ragazzo. Fu quell'incontro che lo trasformò nel lupo mannaro di Hannover. In preda ad una furia incontrollabile, scaricò sul povero Friedel i suoi brutali istinti. Il padre del giovane, che non si dava pace, si era messo sulle tracce del figlio e le ultime informazioni lo avevano condotto al numero 27 della Kohlerstrasse. Sul campanello c'era scritto Fritz Armann. La polizia vi fece irruzione durante la notte. Apri, Armann, o buttiamo giù la porta! Quando la gente mise in pratica la minaccia, lo trovò beatamente addormentato. Sveglia, canaglia! Adesso ti porto a dormire al fresco. Cosa c'è? Che volete da me? Io non ho fatto niente. Lasciatemi! Ah sì? C'è una denuncia per offesa al pudore e all'onore sessuale. Niente, vero? Ma nella fretta di portarlo in galera, la gente aveva commesso un fatale errore. Non si era accorto di quell'involto di carta nascosto dietro la stufa. Dentro vi avrebbe potuto trovare la testa di Friedel. Hans ora sapeva chi era Fritz Armann. Non poteva più rimanere in quella casa un solo istante e fuggì, così in fretta che non riuscì nemmeno a sentire le ultime profetiche parole del mostro. Intanto ritornerai. Hans ritornerà, ma quello che ritrova non è più Fritz Armann e basta, è il detective Armann. Beh, che te ne pare? Ti senti importante perché nessuno sa dove prendi i vestiti che rivendi. Per non parlare della carne. Hai allargato gli affari, eh? Beh, non mi lamento. Fare il collaboratore della polizia porta buoni vantaggi. Se torneremo a frequentarci, ne potrai godere anche tu. La caccia al serial killer dei ragazzi era ormai in pieno corso, ma la copertura del detective Armann si rivelò ideale non solo, purtroppo, per allargare il giro dei suoi affari. Quel senso di onnipotenza gli fece però commettere i primi errori. Un giorno, un uomo entrò trafelato al commissariato. In mano aveva un cartoccio umido, di un inquietante color rosso scuro. Questa carne... Tremava come una foglia e cominciò a balbettare. Il poliziotto non capiva che cosa gli volesse dire. Stia calmo, perché fa così? L'uomo non riusciva a riprendersi. Con calma la gente gli prese l'involto dalle mani. Mi faccia vedere, è tutto normale, no? C'è un dito! Il poliziotto si lasciò cadere dalle mani il pacchetto, che finì a terra e si aprì. Ma che dice? Guardi qua, mi ha fatto imbrattare tutto. Senta, qui non abbiamo tempo da perdere. Mi dica dove l'ha acquistata e facciamola finita. L'ho comprata alla stazione. Bravo, al mercato nero. Non lo sa che è proibito? Comunque la farò analizzare. Ritorni più tardi. Per niente convinto da quelle parole, l'uomo non si mosse di lì. Come aveva previsto, mezz'ora dopo, il poliziotto uscì dalla stanza e gli disse: può stare tranquillo, è carne di maiale. D'accordo, se lo dice lei. Comunque mi è venuto in mente il nome del tale che me l'ha venduta. Si chiama Fritz Armann. Quella denuncia era soltanto la prima. La reputazione di Armann in città oscillava tra quella del benefattore e quella del ladro, e di tanto in tanto il sospetto si faceva decisamente pesante. Nel giugno del 1923 Armann decise di trasferirsi. Affittò una cameretta di 7 metri quadrati in un edificio della Rote Reine, ospite di una famiglia. Hans invece rimase a vivere alla Neue Strasse con Ellie e Dorken, due prostitute che dividevano con lui l'appartamento. Fritz si ripresentava lì solo quando aveva trovato una nuova compagnia e voleva stare in pace. Hans si prestava al giochetto, facendo finta di nulla. In un attimo spariva da casa, lasciando l'amico libero di infierire sul malcapitato di turno. Anche la mattina di quel tiepido ottobre del 1924, Fritz Armann riapre le finestre dopo aver trascorso lì tutta la nottata. Hans, ci sei? Vado giù al fiume. Vuoi venire con me? Oh, vai pure, io ti aspetto qui. Fra un po' rientrano le ragazze. Mai una volta che mi accompagni. Lo sai che nei tuoi traffici io non ci voglio entrare. Armann alza le spalle e si avvia, portando con sé una pesante borsa. Non lontano scorrono le acque trasparenti e tranquille della Leine. Il bambino tra le mani non ha la palla che credeva di aver tirato tra le rocce del fiume.
ma il sinistro sorriso di un teschio che lo sta guardando. Sono momenti terribili, ma necessari perché l'atroce storia del Lupo Mannaro possa giungere al suo epilogo. Solo pochi giorni dopo, in un'angusta cella del carcere di Hannover, Ernest Schulze sta interrogando Fritz Arman. Quel cranio nel fiume ne sa qualcosa? Il prigioniero si guarda intorno timoroso. In alto, agli angoli della cella, sono stati fissati 4 teschi. Hanno le orbite foderate di carta rossa, illuminate da dietro con la fiammella di una candela. Quella visione lo inquieta e Schulze lo sa. Lo psichiatra ha letto nella sua cartella clinica che Arman è convinto che i morti non muoiano mai per davvero. Non c'è bisogno che lo incalzi, è lui a parlare. Sì, quello era uno dei miei 27 teschi. Ricordando improvvisamente le storie che raccontava da bambino ai compagni di classe per spaventarli, un lampo diabolico gli attraversa il volto. Schulze intuisce il suo compiacimento e lo guarda con disgusto. Arman se ne accorge. Pensi quello che vuole di me. Intanto io adesso andrò in cielo da mia madre. Ci penserà lei a me. Lei sì che mi ama. D'accordo, andrai in cielo. Ma prima devi dirmi dove hai nascosto i corpi. Sai, anche loro hanno diritto di trovare la pace. Nel fiume. Ho messo lì anche quelli. Ma sono stati trovati i teschi. E il resto? Cercate bene. Saranno sparsi qua e là. È chiaro che li aveva fatti a pezzi. E per un istante l'impassibile stenografo che stava trascrivendo la confessione ha un sussulto. Va avanti, Arman. Se proprio lo vuole sapere. Però gli ho messo sempre un fazzoletto sulla testa, così non potevano vedere. Ma non avrebbero visto comunque, erano morti. Non è vero, loro vedono tutto e mi guardano in quel modo. Ma se gli occhi sono coperti, allora no. Lo diceva anche mia madre, che un morto sente e vede tutto. Ernst Schulze, sebbene convinto del contrario, decide di dichiarare Arman sano di mente e di far partire un regolare processo. La sentenza è prevedibile. Il 19 dicembre del 1924, Fritz Arman, il Lupo Mannaro di Hannover, viene condannato a morte per 24 omicidi. Lui però non si dispera. Se fossi morto normalmente sarei stato sepolto e nessuno mi avrebbe conosciuto. Così invece tutti sapranno chi sono. Il fatto che sarà giustiziato tramite ghigliottina lo esalta ancora di più. Vorrei che si facesse a Klagermarkt, davanti alle cineprese, così tutti potranno vedere che sono morto. In America, poi, diventerò famoso anche al cinema. Fino all'ultimo, Arman rimane euforico. Pur sapendo che non ne avrà il tempo, continua a dire che vuole scrivere un libro prima di morire. La mattina dell'esecuzione, quando la guardia carceraria lo preleva dalla cella, lui ha il volto rubizzo e sorridente, convinto che la macchina da presa ci sarà. Si è sistemato anche i baffi. Con i soldi che saranno ricavati da questo spettacolo, vorrei fosse eretto un monumento costruito sulle ossa delle vittime. Un grande monumento con su scritto «Queste sono le vittime del pluriomicida Fritz Arman». Tra 1000 anni tutti ancora verranno ad ammirarlo. È il 15 aprile del 1925. Arman viene portato vicino alle mura rosse della prigione e ghigliottinato senza alcun clamore. Più di 40 anni dopo, nel 1967, un artista viennese realizza un inquietante monumento in bronzo alla memoria di Fritz Arman. È ornato da grotteschi fregi. Arman sopra un corpo tagliato a metà. Arman chinato su una delle sue vittime. Arman in piedi davanti a un tavolo dove c'è una testa staccata dal corpo. Il primo serial killer mediatico della storia ha infine avuto quello che cercava. Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla Storia in Giallo per parlare oggi di un particolare tipo di criminale, il serial killer. E lo facciamo con lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi, che è in collegamento con noi a telefono e che saluto. Buongiorno. Lei si è occupato proprio della vicenda di Fritz Arman in un libro scritto con Carlo Lucarelli intitolato Serial Killer. Fritz Arman è il protagonista del nostro sceneggiato. Io le chiedo di tracciare un profilo psicologico completo di questo inquietante personaggio. Ma diciamo che Fritz Arman è un po' un prototipo del serial killer, nel senso che al di là delle vittime, del numero delle vittime, sicuramente riassumeva in sé quelle componenti di sadismo e di perversione sessuale. Si dice che il serial killer, per essere definito tale, il classico serial killer, uccide in un binomio letale di sesso e morte. Naturalmente il serial killer è anche una persona, Hartmann sicuramente è un prototipo in questo, è una persona incapace di relazionarsi in maniera normale e costruttiva con il prossimo, e qui ci sta anche la sua scelta soprattutto di ragazzini, di bambini piccoli.
Ecco, il fatto che fosse omosessuale e anche pedofilo quindi cambia qualcosa nel suo quadro psicologico di serial killer, intendo? Ma direi di no, certamente poi dobbiamo anche riportare la sua condizione omosessualità a quell'epoca e quindi la clandestinità in cui viveva questa sua perversione. Non è molto lontano il suo profilo da quello di un altro serial killer famoso che è Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwaukee, anche lui un'infanzia abbastanza terribile, con una incapacità di strutturare rapporti paritetici con gli altri, quindi questa scelta di ragazzi giovani adescati nei bar, quindi tutto sommato possiamo trovare un parallelo tra queste vicende nei primi decenni del secolo e cose più recenti. Fritz Arman uccise 27 ragazze, ma non è solo l'alto numero di omicidi che ci permette di inserirlo nella categoria del serial killer, bensì la logica secondo cui sceglieva le sue vittime. Ecco, quale logica di preciso? Ma si dice che i serial killer siano dei predatori che hanno una loro capacità assolutamente unica, quella di identificare dal comportamento extraverbale, da come la persona, la vittima potenziale si muove, come vive, come viene percepita una particolare debolezza, e quindi riesca a isolare questi soggetti in modo da poterli poi adescare e uccidere. Per gli studiosi, serial killer è una persona che uccide almeno due persone in tempi e luoghi diversi. La cosa importante è che ci sia una sorta di raffreddamento emozionale. Gli americani la chiamano cooling off, è un periodo in cui c'è prima un eccitamento, un vivere nella fantasia, questa caccia, poi la fase della caccia, la fase della cattura, l'omicidio, a questo segue una sorta di fase depressiva e quindi un raffreddamento emozionale prima che riparta questa nuova fase di eccitamento. Diciamo che quindi Arman è un serial killer proprio perché le sue vittime le sceglie, le isola e oltretutto scegliendo anche il momento, il luogo e il tipo di vittima che non vengano immediatamente scoperti, quindi possono piste investigative che possono poi condurre a lui. Arman riuscì ad avere relazioni con ragazzi senza arrivare ad ucciderli, con Hans addirittura riuscì a convivere. Ecco, perché in questi casi non scattò in lui l'istinto omicida? Ma questo è difficile dirlo perché in realtà questi aspetti non sono stati esplorati. Mi viene in mente però un'altra situazione, quella di Marco Bergamo, un serial killer italiano, in cui lui uccise mi pare 9 prostitute e però lasciò viva una di queste perché mi pare che nel momento appunto di essere uccisa la donna gli confessò di essere una madre, di avere 2 bambini piccoli a casa. Probabilmente le vittime scampate di Arman sono persone che hanno fatto scattare qualche momento di identificazione, cioè Arman ha visto in queste vittime potenziali qualcosa di se stesso e qualcosa che in realtà i serial killer per uccidere hanno assolutamente bisogno di spersonalizzare. La vittima non deve essere un uomo, deve essere un oggetto. Questi ragazzi probabilmente sono riusciti a ritornare ai suoi occhi delle persone e non degli oggetti. Lei ha scritto che la maggior parte delle azioni dei serial killer non può essere ricondotta a una malattia mentale. A cosa allora? Ecco, qui un distinguo, cioè diciamo che sì, sono persone malate, però un conto è la malattia. La maggior parte dei serial killer sono affetti da disturbi di personalità, quindi non la malattia mentale come la intendiamo comunemente, la schizofrenia o altre psicosi. Sono persone malate, ma la loro malattia non è di così importanza, di così grande importanza e gravità da togliere loro la capacità di intendere e volere. Cioè sono persone malate, sono persone fuori dalla norma, ma sono anche persone responsabili delle loro azioni. Lei ha suddiviso i serial killer anche in apparentemente sani e apparentemente folli. Ecco, ci vuole spiegare questa distinzione? Beh, perché evidentemente questi sono soggetti che in realtà tutti noi giudichiamo come dei mostri, come qualcosa di assolutamente lontano, quindi per tutti noi sono sempre persone malate o sempre persone anormali. Evidentemente però c'è una grande distinzione, quella che un po' accennavo prima, cioè soggetti che comunque mantengono uno spazio di libertà e quindi sono gli apparentemente folli per il tipo di azioni che fanno, ma la libertà che hanno gli permette di decidere se uccidere o no. Ci sono poi altre situazioni di apparentemente sane invece in cui la logica delle loro azioni sembrerebbe appartenere a una mentalità di una persona sana, mentre invece la logica può essere il frutto della follia. La follia può essere lucida e quindi è un grande errore cercare di attribuire a questa lucidità, a questa logica in azioni efferate una sanità. Ci può essere veramente una follia lucida. Poco fa ha pronunciato la parola mostri. Ecco, i serial killer possono essere considerati sostituti moderni degli antichi mostri?
Direi di sì, perché una delle cose su cui si riflette o così non si sa è che il prototipo più ancora di Fritz Arman del serial killer dell'era moderna è naturalmente Jack lo Squartatore. Il mito di Jack lo Squartatore non risale certamente al numero di vittime, gli vengono attribuiti 5 prostitute uccise, probabilmente sono di più. Il fatto è che le gesta di Jack lo Squartatore sono avvenute in una Londra di fine 800 in cui per la prima volta i giornali avevano una diffusione importante, soprattutto in un momento in cui erano in corso le elezioni nel comune di Londra. Quindi ciascuno degli schieramenti politici utilizzò il degrado di Whitechapel dove agiva Jack lo Squartatore per farne un proprio manifesto di propaganda elettorale sfruttando la diffusione che stava avvenendo allora dei quotidiani. Quindi in realtà il mostro nasce sicuramente e diventa una figura importante nella nostra epoca contemporanea proprio per la diffusione dei media. Ecco, appunto, la diffusione dei media, quindi l'omicidio seriale è un fenomeno antico, non è moderno, però è diventato tale con la diffusione dei media? Assolutamente sì. Se pensiamo che con Carlo Lucarelli ci siamo un po' occupati di andare indietro nel tempo e addirittura abbiamo trovato che forse uno dei primi casi di serial killer era una certa Lucusta, una donna che agì ai tempi di Nerone e che veniva definita una avvelenatrice seriale perché proprio utilizzò il veleno per uccidere più persone, senza poi arrivare naturalmente a Gilles de Rais, maresciallo di Francia, o alla contessa Bathory nel 600, la contessa sanguinaria. Ci sono sempre esistite queste figure, probabilmente anche molto più efferate, con molte più vittime di quello che accade ai nostri giorni. Ecco, quindi i primi serial killer della storia erano delle donne? Vabbè, questo è un caso, non so dirlo se è il primo, ma sicuramente questo che di Lucusta, l'avvelenatrice, sicuramente è un esempio importante. Certamente la violenza seriale è più appannaggio degli uomini, però non mancano esempi, anche nel nostro paese abbiamo la famosa, ahimè, saponificatrice di Correggio, e più recentemente, negli anni 90, Milena Quaglini, che è una donna che è morta recentemente in carcere, che uccise tre persone, e quindi anche le donne sono rappresentate tra i serial killer. Ma la donna agisce con modalità diverse rispetto all'uomo, ad esempio usa il veleno più degli uomini o cos'altro fa? Assolutamente, diciamo che anche negli strumenti, anche nei moventi, di solito la donna agisce e uccide ripetutamente per motivi economici. Oppure possiamo parlare di angeli della morte, ecco, un altro caso famoso che abbiamo avuto in Italia è quella di Sonia Caleffi, l'infermiera di Lecco, accusata di aver ucciso 4 pazienti, aver tentato di ucciderne altri 2, e qui siamo su quest'altra categoria di donne. L'eccezione più importante forse è Eileen Wuornos, quella donna giustiziata pochi anni fa, resa celebre dal film Monster con Charlize Theron, che ha vinto proprio appunto l'Oscar per la sua interpretazione. Ecco, quella è la storia di Eileen Wuornos, è la storia di una donna che uccideva proprio per una sua vena sadica. Nei film, penso ad Hannibal o a Seven, spesso l'assassino compie delitti pensando di impartire un insegnamento morale. È qualcosa che accade anche nella realtà? No, assolutamente no. Assolutamente no. Chiunque poi si sia ritrovato di fronte a serial killer, a me è capitato, ad esempio con il caso di Michele Profeta, il serial killer di Padova, non ci si riesce mai a... non si trovano mai quelle caratteristiche che possono essere poi portate sul grande schermo da personaggi eccezionali come Anthony Hopkins. È molto, le motivazioni sono sempre molto più tremendamente banali, ma questo è quello che colpisce chi fa il mio mestiere, cioè in fondo gli omicidi sono, ahimè, frutto di una crudeltà banale. Il serial killer, secondo lei, è un tipo di criminale recuperabile? Direi di no alla luce di quello che sono le nostre conoscenze attuali. E ce lo insegna un po' la storia, al di là dell'episodio recente di Angelo Izzo, che dopo aver ucciso anni fa al Circeo è tornato ad uccidere nuovamente. Ed è una polemica, ed è una vicenda di cui intanto si occupano le cronache quando si parla di assassini seriali in Italia, sto parlando, che possono essere rimessi in libertà. Con le nostre capacità, le nostre conoscenze attuali in ambito psichiatrico, direi che il serial killer non lo possiamo guarire. Veniamo alla cattura del serial killer. La polizia che problemi incontra quando si trova di fronte a questo genere di criminale e quale tecnica adotta? Beh, diciamo
diciamo che la polizia si trova di fronte essenzialmente all'apparente assenza di motivazione. Il serial killer uccide non tanto per un guadagno, per moventi soliti, ma per un suo guadagno psicologico interiore, e quindi è estremamente difficile trovare degli indizi, a meno che poi il serial killer sia un personaggio grossolanamente disturbato, allora tracce ne lascia. Diciamo che, ahimè, in questi casi più delitti si registrano, più aumentano le tracce che il serial killer lascia. Insomma, è un po' come se noi dovessimo interpretare dei quadri. Più quadri noi vediamo fatti dalla stessa mano, dallo stesso artista, più abbiamo degli indizi per comprendere la psicologia di quel soggetto e avere qualche elemento per catturarlo. E vengono adottate tecniche particolari proprio per la cattura? Allora, per la cattura dei serial killer, diciamo che i serial killer sono quei personaggi che hanno permesso una rivoluzione nelle indagini, che è una rivoluzione attuata da non molto tempo, se si pensa che negli Stati Uniti i primi studi seri risalgono al 1985. Il serial killer è quello che ha obbligato all'idea di costruire degli archivi di casi criminali. Il modo migliore per riuscire ad arrivare a catturare un serial killer naturalmente è quello di avere una casistica di riferimento e conoscere come il serial killer si muove, come lo hanno fatto soggetti già arrestati prima di lui. In Italia la struttura che si occupa di questo aspetto è la UACV della Polizia di Stato, l'unità analisi per il crimine violento, che ha costruito dal 97, è stata costituita ufficialmente, una banca dati in cui sta catalogando tutti gli omicidi senza apparente movente, efferati o seriali, perché senza questa banca dati non è possibile assolutamente fare un profilo. Un'ultima domanda. Lei, in un libro scritto sempre assieme a Carlo Lucarelli, parla di scena del crimine, si intitola così. Quanto è importante anche nell'identificazione di un serial killer? Direi che è fondamentale. È fondamentale perché una buona attività di sopralluogo e una buona attività di repertamento delle tracce lasciate è il fondamento. Se una scena del crimine viene inquinata o non viene analizzata con attenzione, in realtà si perdono degli indizi che risultano assolutamente poi fondamentali per il fallimento o il successo dell'indagine. Noi tutti abbiamo in mente alcune immagini classiche delle scene del crimine del Mostro di Firenze, con personaggi che si appoggiavano alle auto o entravano direttamente nella scena. Ecco, direi che sia dal punto di vista tutte le forze dell'ordine, sia l'Arma dei Carabinieri che la Polizia di Stato, sta molto impegnando i propri sforzi nella formazione del personale che va sulla scena del crimine, perché tutto sia registrato, documentato. Teniamo anche presente che alcune tracce che oggi noi raccogliamo potrebbero non essere determinanti oggi, ma in un prossimo futuro. Faccio un esempio per tutti, sempre tornando ai serial killer: il Green River Killer, il killer del fiume verde, ha ucciso 48 prostitute in un periodo che va dall'85, 84, 85, 86, ed è stato catturato nel 2002 grazie alle tracce che aveva lasciato sulla scena del crimine 20 anni prima e all'esame del DNA che è stato reso possibile 20 anni dopo. Quindi aver raccolto con grande attenzione, precisione e accuratezza le tracce nell'85 ha permesso di catturare un soggetto pericolosissimo nel 2002. Massimo Picozzi, la ringrazio veramente di essere stato qui con noi, il suo contributo è stato molto interessante.